si tratterebbe di un prestito, però già c'è da tenere in considerazione, Luca, anche l'ascesa del mercato della Turchia, che non è più tanto secondario, guardando i grandi investimenti dei club, non è ormai un terreno periferico del calcio europeo, anzi tutt'altro. Soprattutto per gli ex calciatori della Serie A, perché Galatasaray, che tra l'altro è un'altra società quotata in borsa, borsa ovviamente di Istanbul, sì, e che a noi di Calcio Finanza fa molto comodo, perché sappiamo che le società di borsa devono comunicare le cifre ufficiali dei propri trasferimenti per quanto riguarda i calciatori, quindi facciamo un lavoro in meno, dai, facciamo un passaggio in meno, invece di scoprirlo a fine stagione con la pubblicazione dei bilanci, lo scopriamo subito. Però sì, è un mercato che comunque ha sempre avuto un certo fascino, perché ci ricordiamo già negli anni passati, mi viene in mente Quaresma per esempio, sì, che in Turchia ha fatto molto bene. Adesso ci sono Mertens, c'è Icardi, è andato Immobile, Osimhen, che c'è Mourinho, Osimhen per una stagione sola, sì, perché è un accordo, un parcheggio, dai. Esatto, un accordo ponte, dai, perché intanto poi nelle prossime ore, quando si ufficializzerà il suo passaggio in prestito, dovrebbe arrivare anche la notizia che ha esteso il proprio contratto fino al 2027 con il Napoli, perché attualmente l'accordo di Osimhen scade 2026 e sappiamo quanto incida poi nel mercato, nel calciomercato soprattutto, avere un accordo in scadenza un anno, perché portiamo avanti di 12 mesi circa, arriviamo a giugno 25, avere Osimhen con un anno di contratto solo e i 100 milioni che erano arrivati dall'Arabia Saudita, chiaro, e voleva De Laurentiis a tutti i costi, con un anno di contratto solo non arrivano neanche nei sogni. O comunque una stagione a grandissimi livelli di Osimhen in Turchia sarebbe meno incisiva che la grande stagione che ha fatto con il Napoli, che è concisa poi con lo scudetto azzurro. Senti, non so se è una questione posta correttamente, ma a tuo giudizio, in questa vicenda Osimhen De Laurentiis, per semplificarla, chi esce vincitore dopo questa decisione? Sicuramente non perde il calciatore, secondo me perde De Laurentiis. Parlare di vincitore parlerei di sconfitti, perché la situazione che si era prospettata 12 mesi fa era: ok, rimaniamo insieme un anno, facciamo questa stagione con lo scudetto sul petto. Ovviamente è andata malissimo questa stagione qua, però poi ci salutiamo, ti ringraziamo perché comunque hai contribuito a un traguardo storico. E andiamo via per tutte e due le due strade diverse, e soprattutto tu vai a guadagnare ancora di più dell'ingaggio che ti ho già garantito sopra i 10 milioni. Osimhen, ricordiamolo, è il primo, se non il primo, adesso se la gioca con Vlahovic, che ha un accordo a crescita con la Juventus, dovrebbe arrivare intorno ai 12 milioni netti. Lui è leggermente sotto, intorno agli 11, però comunque è un ingaggio che in Serie A si vede pochissime volte, siamo abituati a ingaggi leggermente più bassi, sì, però è uno degli attaccanti più promettenti, è giovanissimo ancora e poteva essere, e potrà essere ancora, perché rimane un giocatore nel Napoli, una grandissima plusvalenza per De Laurentiis. E diciamo che il presidente del Napoli ha sbagliato i conti, però, perché pensava a un'asta, mi viene in mente PSG e Chelsea, erano le due indiziate. Il PSG si è tirato fuori subito, parola di Luis Enrique, costa troppo. Il Chelsea ha 50 e passa calciatori, ha un occhio acceso su di sé del fair play finanziario sia in Premier League sia della UEFA. Quindi è vero che non è che si è frenato in questa finestra di mercato nelle ultime, però avere anche Osimhen con 100 milioni di cartellino e un ingaggio comunque almeno di 12 milioni, siamo leggermente bassi, anche se non sono cifre basse, era un'operazione molto onerosa. Diciamo che De Laurentiis, trascinato da un Osimhen trascinante per il Napoli e per la squadra che era di Luciano Spalletti, che è CT della Nazionale adesso, si è fatto un attimo prendere, però era una quotazione che davano tutti, sì, andava in tripla cifra, addirittura si prospettava più vicino ai 200 che ai 100. Ecco, adesso quest'estate ha fatto abbassare le quotazioni e per De Laurentiis è un brutto colpo. Il mercato del Napoli l'ha fatto, Conte ci ha detto che con l'uscita di Osimhen era un mercato ancora più importante,
adesso si deve accontentare tra virgolette di Lukaku, che peraltro ha voluto fortissimamente, era il suo designato, quindi era il suo preferito, l'ha avuto, l'avrebbe avuto prima. Resta la prospettiva comunque di realizzare fra un anno, quando probabilmente verrà ceduto Osimhen, una plusvalenza significativa. Sicuramente, perché il valore di Osimhen quest'anno è già intorno ai 15 milioni, l'anno prossimo scenderà ancora di più, quindi la plusvalenza è certa. Se volete una mia opinione personale, secondo me non ci avviciniamo però ai 100 milioni, cioè ci avviciniamo e basta ai 100 milioni, non li raggiungiamo. Questo sembra ragionevole. Perché anche se mi viene in mente Dzeko, l'anno scorso ha fatto 20 gol in Turchia. Mettiamo che Osimhen ne faccia anche 30, però è il campionato turco. Sì, certo, diciamo che una Premier League, Una big in Europa, che sia in Premier League soprattutto, perché è il mercato più ricco, non ti va a prendere per 100 milioni un attaccante basandosi sulla stagione in Turchia. Stiamo parlando di Osimhen, ovviamente, che comunque ha credenziali a prescindere dalla esattamente Turchia, diciamo, però che però non aiuta. Sanno la condizione più che altro, perché sanno che devi vendere. Certo. E quindi perché dovrei io tirarti sul prezzo? Se non viene nessun altro a fare l'asta con me, io so un po' come succede col fantacalcio. 1, 2, 3, saliamo piano piano. Ovviamente non si parte da zero con Osimhen, si partirà secondo me dai 60-70 milioni. Adesso è un po' leggere le carte al futuro, però siamo intorno agli 80 milioni, secondo me sono garantiti. Un po' di più sarà una scommessa ulteriormente vinta da De Laurentiis. Luca, una cosa voglio chiederti proprio relativamente a questo. L'ultimo calciomercato, che si è chiuso poi meno di una settimana fa, venerdì scorso, ha visto un po' il tramonto delle aste, cioè chiunque punti a questo tipo di rilancio con più club in competizioni per lo stesso calciatore mi sembra un meccanismo un po' in ribasso all'apparenza. Sì, poi comunque la domanda è alta, ma anche l'offerta. Cioè, io se voglio un attaccante non avrò i nomi di primissima fascia, perché rimangono blindati, però comunque il panorama è abbastanza ampio. Dovbyk, Zirze, quella categoria lì, comunque calciatori bravi e i club con cui trattare ci sono. E Osimhen era una primissima scelta ed era l'attaccante principale che era sicuro di muoversi. A parte Mbappé è un discorso a parte, era destinato al Real Madrid, lo sapevano tutti, non ci ha provato praticamente nessuno a entrarci. Non si è avvicinato nessuno. Perché erano promessi sposi ormai da anni e finalmente vedremo, e stiamo vedendo Mbappé al Bernabéu con un nuovo Bernabéu.